Bentornati cari amici, nel tutorial di oggi scopriremo come rendere trasparente lo sfondo del vostro smartphone. Si tratta di un effetto che forse avete già visto in rete o sui social. Noi scopriremo subito come farlo utilizzando KineMaster. Siete pronti? Sigla! Iniziamo subito, andiamo a creare un nuovo progetto su KineMaster e scegliamo il formato 9/16, che è il formato che si adatta meglio allo schermo del nostro smartphone. Rechiamoci allora nella sezione Media ed apriamo la cartella degli sfondi di KineMaster e scegliamo il bianco. Quello che dovremo fare ora è andare nella selezione del colore e scegliere il verde acceso, tipico del green screen. Adesso dovremo impostare questa immagine come sfondo dello smartphone. Per farlo, clicchiamo sul simbolo a sinistra e scegliamo Cattura e Salva. Se avessimo scaricato l'immagine verde direttamente da Google, sarebbe stato più difficile lavorarci in seguito. Andiamo quindi nella galleria del nostro smartphone ed entrando nella cartella Captcha, scegliamo l'immagine verde appena salvata da KineMaster ed impostiamola come sfondo del dispositivo. Ora dovremo andare a girare due video con il treppiedi. Uno in cui si vede il nostro smartphone con lo sfondo verde e l'altro in cui c'è la scena statica senza il device. Il prossimo step è creare un nuovo progetto su KineMaster scegliendo il formato più appropriato. Io sceglierò 16 noni e andrò a caricare il video della scena statica. Ora non mi resta che aggiungere come livello il video in cui si vede il mio smartphone con lo sfondo verde e cliccando sull'opzione schermo diviso dovrò scegliere lo schermo intero. In questo modo il video si applicherà alla perfezione su quello di base. Passiamo quindi a tagliare eventuali parti in eccesso utilizzando lo strumento forbici. E adesso, selezionando la parte aggiunta come strato, andiamo su chiave cromatica ed attiviamo l'opzione. Utilizzando il verde scelto all'inizio per la creazione dello sfondo, vedrete che l'effetto sarà stato ottenuto. E cos'altro aggiungere? Anche questa volta vi ringrazio per la visione e vi aspetto nel prossimo tutorial.